Attenzione, ragazzi. Retro Arch Vulcan. Ebbene sì, signori. Finalmente Polyhammer Zone Loading è pronto. Sono prontissimo. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ragazzi, gioco del 1998 per Nintendo 64. Mettetevi comodi, perché Polyhammer Zone Loading, oppure come meglio ben conoscete, The History of Video Games, è pronto più che mai a portare questo gioco. Credevo fortemente di non averlo mai deciso di portare, ma grazie al libricino dei Video Games, anzi dei videogiochi leggendari, dove c'è scritto la storia di Zelda, ci è venuta la curiosità di provarlo e noi ci avventuriamo nel miglior gioco di Zelda mai creato. Italiano, tedesco, francese. Quale sarà la lingua che porteremo quest'oggi? Mi sembra giusto. Italiano. Andiamo. File. Come ci vogliamo chiamare, ragazzi? Come ci vogliamo chiamare? Questa l'avventura di il fatto di inserire il nome sempre all'inizio di ogni avventura è una cosa abbastanza particolare che è cominciato a uscire in questo periodo. Polygame. Ci chiamiamo Polygame, una novità mai vista. Polygame. Con tre cuori, perché quella è la vita. In alto potrete osservare anche l'andamento della situazione. Nella lontana foresta di Hirlayu, ho servito a lungo come spirito guida. Sono Deku, l'antico albero. Ragazzi, tutto questo lo sto leggendo anche all'interno del libricino. I bambini della foresta, detti Kokirin, vivono qui. Ogni Kokiri ha una fatina che lo protegge. Ecco qui Zelda. Ma c'è un ragazzo che non ha proprio una fatina. Ma è malato? Che perché sta tossendo? Cosa sta facendo? Ragazzi, Zelda, Link, il nostro amico Link. Il Link, lo chiamavano. Ai tempi d'oro. Ok. Grafico ovviamente. Okay. Non sono andato proprio al primo Zelda per console NES. Partiamo proprio dal capolavoro e poi a scendere man mano. Ma per il momento ci godiamo il miglior Zelda creato. E poi ci andiamo a fare quello per console NES, dove non si capisce ben niente. Perché lì, ragazzi, c'è bisogno per forza di una guida. Anche se penso fortemente anche di questo. Però, Navi, dove sei? Avvicinati. Perché quel pallino qui? Non vorrei che anche qui, ovviamente, ci servirebbe un... Oh, Fatanavi, ascolta le parole di un vecchio albero di qui. Riesci a percepire? Percepisci il mare discendere sul nostro regno? Persino ora le forze del male si radunano per attaccare Hyrule. Per lungo tempo la foresta sacra, sorgente di vita, è stata una barriera che ha impedito al male di entrare, portando pace al regno. Ma contro questa enorme forza del male, il mio potere è inutile. Bene. E non va bene, ragazzi. Sembra sia venuto il tempo per il ragazzo senza fata di iniziare il viaggio. Allora, ragazzi, questo gioco richiede la bellezza di 9 ore. Veramente stiamo facendo 9 ore. Mettetevi comodi. 9 ore. Sembra sia venuto il tempo per i ragazzi senza fate di iniziare il viaggio. Il suo destino è leggenda,
egli porterà Ailu verso un futuro di pace. Navi, vai ora, trovalo e poi guidalo sino a lì. È rimasto poco tempo ormai. Vola, Navi, ora è il destino della foresta e del regno. Perfetto, ragazzi, Nintendo 64, Ocarina, leggendaria, chiamiamola così, prontissimi come non mai, con i nostri gnomi. Mi ricorda tantissimo le ambientazioni di Harry Potter e la Camera dei Segreti. Si vede che stiamo andando su un gioco della Nintendo 64 che all'epoca era pari alla PlayStation 1, quindi di qualità forse anche maggiore, però, eh? Vedo una qualità maggiore rispetto alla PS1. Ok, il gioco sarà difficile, quindi mettetevi comodi perché avremo tanto, e dico tanto, da dover fare. Secondo me non sarà facile. In più vi farò sapere anche un po' le recensioni delle persone che hanno giocato a tale gioco. Hello. Ciao Polygamer, sveglia! Il grande albero ti vuol parlare. Polygamer, forza! Ragazzi, mi vogliono anche parlare, gli alberi adesso mi parlano. Ehi, forza! Il destino di Hirlu può dipendere da un prigone? Prigone? Ah, oh, buongiorno! Era ora! Sei sveglio! Sono Navi, la fata. Davvero? Non me ne sarei mai accorto che eri la fata. La fata di che cosa? La fata turchina sei? Cosa sei tu? L'albero Deku mi ha inviato come tua guida e sono contenta di conoscerti. Grazie. Il grande albero ci ha convocato. Non perdiamo tempo, andiamo. Bene, non perdiamo altro tempo e vediamo di darci ovviamente una mossa. No, che cos'è sta grafica? Oh San Piripillo. Ok, la grafica dall'alto però. Spero fortemente che non la rivedremo. Ciao, ehi, Polygamer, buonasera. Ehi, magicità. Buongiorno. Andiamo. Ragazzi, bentornati. Ha bisogno di presentazioni. Stiamo parlando di una delle serie più amate di sempre in ambito videoludico, ideata da Shigeru Miyamoto nel lontano 1986 e che ancora oggi continua ad appassionare critiche e pubblico ad ogni nuovo episodio. Nonostante diversi nuovi episodi più o meno riusciti. Ma una fata? Alla fine anche tu ne hai una, Polygamer. Wow, grande notizia. Sono felice per te. Ora sei un vero Kokiri, Polygamer. Ma è vero? Il sacro albero Deku ti è convocato? È un grande onore parlare con il grande albero. Ti aspetterò qui. Vai ora, vai dal grande albero. Va bene. Nonostante diversi nuovi episodi più o meno riusciti, sono tanti i giocatori che continuano a considerare The Legend of Zelda, Ocarina of Time, il migliore esponente della franchise mai rilasciato, uscito originariamente nel 1998 su Nintendo 64. Per tanti fan storici di Nintendo, la prima avventura tridimensionale di Link è considerata tra le migliori opere mai realizzate dalla grande ente, se non addirittura la migliore di sempre. Forse il top assoluto non è, ma è innegabile che, con questo episodio, la casa di Kyoto ci ha davvero messo l'anima, realizzando uno dei prodotti più riusciti di tutta la sua lunga storia, e considerata la qualità media delle sue opere dell'epoca, questo risultato è più importante di quanto si possa credere. Dopo una riedizione per GameCube, inclusa in un disco bonus di Mario Kart, Double Dash. Assieme a diversi altri episodi della saga, The
studenti si fanno maturi per la creazione di un vero e proprio remake, materializzatosi a metà 2011 su 3DS, all'epoca la neonata console portatile di Nintendo. Si tratta di una rete. Il malvagio Mido mi ha obbligato a tagliare l'erba, qui a casa di Italo. Gli piace e si prenderà tutto il merito. Ma a faticare sono io. Tu e Saria siete grandi amici. Mi aiuteresti a facciare l'erba? Ti lascerò ottenere tutto ciò che troverai tagliandola. Non la tagliamo questa erba, scusa. Ma non la possiamo mai tagliare con le mani. Scusami, come ti posso dare una mano? Io devo capire bene dove dobbiamo andare però, eh. Ok, che adesso comincio a avere problemi. Ho trovato un cuore. Un altro cuore. Secondo me mi sono giocato i cuori. Cioè, ma dovrei camminare qui sopra senza cadere, una parola direi. Ma credo che sto andando al punto esatto, perché non ho proprio idea se sto andando. Sì, è tipo soldatino di qua. Ancora non ho capito come si gira là. Visuale. Cioè la visuale mi va a caso, credo. Prima dobbiamo capire dove è l'albero. Ti sei arrampicato sino a qui, ovvero così. Guarda, non è un bel panorama? Cambia il punto di vista con... Ok, potrai ammirare l'intera foresta. Ah, hai capito? Così... E posso ammirare, perfetto. Quindi posso capire dove devo andare. Allora, mi dice di andare nell'albero. Che cacchio sarà l'albero? Credo fortemente che sarà lì. Quindi torniamo indietro. Sì, zumbetta proprio come Harry Potter, ragazzi. Ha le stesse meccaniche di Harry Potter. Ehi tu, mister senza fata. No, lo tengo da me. Perché dovresti andare dal grande albero? Senza una fatina non sei nemmeno un cochiri. Cosa? Ora hai una fata. Cosa dici? Il grande albero ti ha convocato. A te. Cosa? E avrebbe convocato te e non il grande Mido. Non sei divertente. Non ti credo. E non sei nemmeno equipaggiato. Come pensi di poter aiutare il grande albero di qui? Senza almeno una spada ed uno scudo? Cosa? Hai ragione. Non ho nessun equipaggiamento con me. Ma... se vorrai passare di qua, dovrai quantomeno equipaggiare la spada e lo scudo. No, dai, veramente facciamo. Devo trovare la spada adesso. Ehi, che cacchio ne so dove sta la spada. Entriamo nelle case. E poi, ciao, sono qui. Guardami. Premi Z e parlami premendo A. Sì. È così che si usa la fatina. È meraviglioso che anche tu abbia una fatina ora. Ti spiegherò come si può parlare tramite la fatina. Quando la fate vicina a persone o cose, premi Z, che quindi sarebbe ZL. Io se vale meglio. Se usi il puntatore Z, potrai parlare con persone distanti, così come facciamo noi ora. Quando non c'è niente a cui mirare, premi Z solo per osservare. Ok, ma mira sempre, vedo. Cioè, non mi fa girare la visuale, vedo. Ma per esempio, che cazzo è successo? Entriamo nelle case. Bottega di pochi. Buonasera. Salve. Vendo scudi, ma non spade. Scudo 40 rupi. Noci Deku
ramo. Compra. Non hai abbastanza soldi. Oh, ramo sto coso. Come si guadagnano i soldi? Scusate. Mannaggia San Crispino. E i soldi dove li vado a prendere? Pietre dei tre saltelli. Corri decisa nella direzione dove saltare. Un salto avverrà automaticamente. Raga, se farei bene per salto sarei molto. Perché dovrei... Ma perché l'analogico non mi permette di girare la visuale? Tratta di una riedizione molto importante, non solo perché segna il ritorno di un glorioso titolo del passato, ma anche perché è la prima opera importante per un 3DS che, almeno nei suoi primi mesi di vita, ha faticato a imporsi. Innegabilmente, The Legend of Zelda, Ocarina of Time 3D ha dato la giusta spinta alla console, rivelandosi un remake di elevata caratura. L'avventura di Link. Eh sì ragazzi, perché questo gioco è stato addirittura... anche fatto un remake per Nintendo 3DS, la fantastica console portatile del tempo del 2011. Adesso noi che stiamo arrivando nel Nintendo 64 stiamo capendo qualcosa. Sei stato chiamato dal grande albero, che onore, ti darà un regalo speciale. Questo perché il sacro albero De Fu è nostro padre, nostro protettore, ha dato la vita a tutto il nostro Kiri. Ma abbiamo capito che vi ha dato la vita e tutto quello che volete apprendere. Dove fare? Su sassi li solleverà. Su sassi solleverà. Maleficio mio, mi ha mandato a togliere le pietre davanti a casa di loro. Sembra mano? Sembra mano? Quindi devo lanciare le pietre in faccia. Che devo fare? Scusate, sto prendendo le pietre, le sto lanciando. Sassi di solleverà. Questo l'ho capito. Maleficio mio mi ha mandato. Sì, sì, me l'hai detto già 5 minuti fa. Se n'è andato. Ah no, sta ancora qua. Ce l'ho tolti tutti comunque. Ah, qua si trova qualcosa, vedo. E a me ne servono 40, mi serve un sacco di roba. Gli azzicchi calci per aprirlo. Questa era la casa di Mugu, come cacchio si chiamava. Ok, dobbiamo... Cioè, in poche parole... Ma che? Di nuovo le pietre. Capendo tutto, ragazzi. Cioè, quello ha detto che non posso andare lì perché... Chi si capò? Non ti è permesso lasciare la foresta. Sacro albero di cui dice che se un Kokiri lascia i boschi morirà di sicuro. Ma l'hanno capito che io non sono un Kokiro oppure no? Ha fatto capo il muro. Ma l'unico attacco che tiene è questo, quello che ho. Modifica mirino, si attorno ancora. Oggetto potrà mirare. Ah, ok, posso mirare, okay.
Che mi serve? Non mi serve niente che mi dico, no? Ah, è per vedere il... Non so, ho capito, per mirare. Ok, vedrò qualche mossa. Il salto di lato. Il salto attivato, si fa... Guarda, per fare una capriola, tieni Z attivato e premiamo muovendoti indietro. Farai un attacco basso con Z attivato se premi e vai in avanti rotolando, potrai evitare colpi dei nemici. Se hai la spada sguinata con lo Z attivato potrai fare un colpo aereo. Colpo aereo causa molti danni. Vado a usare lo sasso qui vicino. Dai, prova e impara. Ok, va pure sotto i posti qui. L'avventura di Link. La landa di Hyrule sta per finire nelle mani del malvagio stregone Ganondorf, il quale lancia una maledizione contro il saggio albero Deku, condannandolo a morte. Prima di chiudere gli occhi definitivamente, l'albero ordina alla fatina nave di portare innanzi a lui un giovane convinto di destinato a divenire il salvatore di Hyrule. Al giovane ragazzo viene dunque spiegato che il terribile Ganondorf può riconoscersi della Triforza, ottenendo così i pieni poteri e realizzando tutti i suoi desideri di dominio assoluto. Link dovrà recarsi al castello di Hyrule per incontrare la principessa Zelda, una figura chiave nella lotta contro il signore del male di l'unica alleata che potrebbe consentire al giovane ragazzo di trovare un modo per fermare definitivamente Ganondorf e il suo esercito. Ha quindi inizio la coinvolgente avventura di Link, armato di spada e scudo, e con una misteriosa ocarina in suo possesso, la chiave per poter risolvere tutti i misteri che circondano la terra di Hyrule. E infatti finalmente abbiamo trovato la spada. Questo è un tesoro nascosto, dico qui. Ti sarà prestato per un po' di tempo. Però, allenati prima di una vera battaglia. Sì, ma io avevo preso la spada. Giusto. Che devo fare? Dove devo andare? Casino. Veramente un casino sto gioco. Mi diceva di allenarmi, ma dove? Ah, col quadrato. Assa fanaronna, vai, col quadrato, vai. Fagli tutto dopo, sì. Fagli tutto dopo. Ecco come si fa con i soldi. Quando ci serviva una 40? Perfetto. Mo, valla a trovare la casa di Guillo. Dove cacchio erano? Ci stava la gente che stava tagliando l'erba, se non sbaglio. Non mi devo stare una mano a tagliare. Ieri ci tagliate un po' di erba là. Sono solo cuori qui. Ah, l'erba ritorna. Ti dà un altro otto anche gli oggetti. Allora non era qua, era ad Exodwater. Tengo 46, era 40 po' scudo. E mo ci accattiamo po' scudo. Ce l'ho fatto.
Vediamo, fai. Ha ottenuto lo scudo. Sposto nel sottomenu equipaggiamento e seleziona per indossarlo. Premi R e ti difenderà abbassandoti con R. Ma è difficile da capire bene gli attacchi. Allora, quadrato, abbiamo fatto questo. Ma noi mettiamo start perché dobbiamo andare nel menu. Come si mette mo lo scudo, scusate? Lo scudo come viene equipaggiato? Ah, così, lo scudo. Partito cortellino! Oh, vamo da là. Harry Potter non andava nella. Oi, mamma, fanno zucchino a te. Se vuoi andare dal grande albero, dovrai trovare almeno la spada e lo scudo. Cosa? Quello che è? Oh, hai lo scudo, dei gruppi ora? No, non ci credo. È la spada, ok. Maledizione. Bene, anche se hai tutto, rimani comunque un fisso. Che tanta crudeltà! Io, il grande Mido, non ti riterrò mai un vero Kokiri. Dimmi, come fai ad essere il preferito di Saria ed ora anche del grande albero? E ci destreggeremo nei primi combattimenti con creature non ancora minacciose, scoprendo così tutte le potenzialità di un combat system semplice ma efficace che fa ampio uso dello Z-Target, il sistema di puntamento considerato all'epoca rivoluzionario ma che oggi, per ovvie ragioni, non ha più la forte carica innovativa dell'epoca prima dell'originale Ocarina of Time. Infatti, il classico Lokon non era ancora così diffuso ed efficiente, divenendo poi una regola per molte produzioni negli anni successivi. Trovando gli armamentari successivi, come l'arco, la fionda, l'arpione, il boomerang e le bombe, i combattimenti si faranno più sofisticati mostrando anche piccoli risvolti tattici a seconda del tipo di avversario che stiamo affrontando. In alcuni casi, dovremo capire qual è la giusta combinazione di attacchi per avere la meglio su alcune ostilità, mentre non mancano mostri con precise debolezze a determinati tipi di armi a nostra disposizione. Devo capire un po' bene come si inseriscono le cose, ragazzi, perché come avete visto non riesco a mettere il ramo. Grande albero sono io. Ah, è lui, ragazzi, è un non albero. Oh, ma sei dunque tornata, Polichemer, benvenuto. Ascolta attentamente ciò che io, albero de Cucu, sto per raccontarti. Nelle scorse lune i tuoi sogni sono stati agitati dai veri e propri incubi. I servi del male hanno ottenuto forza ed il male si è diffuso nel regno, causando incubi ai Kokiri più sensibili. In effetti, tu lo hai percepito. Polichemer, il tempo del coraggio è arrivato. Sono stato maledetto, devi spezzare la maledizione con coraggio e saggezza. Te la senti di intraprendere questo duro compito? Perché se dicevo no, mi faceva ripetere la domanda. Allora entra, Polichemer.
neanche tu Navi. Oh, fata Navi, devi aiutare Polygamer. E tu Polygamer, quando Navi parla, usa per ascoltare le sue parole di aiuto. Devo capire i tasti del Nintendo 64 qual erano, perché ragazzi non capisco qual è. Cioè non capisco quei tasti lì quali sono, eh. Ok, vediamo un attimo. Il joystick del Nintendo 64. Giusto per... più o meno ragazzi ho capito un po' i tasti, per fortuna. Tanta roba, quindi sto cominciando a capire un po' anche i tasti disponibili. Io direi fortemente che è arrivato quasi il momento di abbandonare il tutto. Siamo entrati nell'albero e c'è tanto ancora da dover leggere qui realmente. Però credo fortemente, trovando gli armamenti, io direi di fare una bella, un bello screenshot giusto per capirmi la prossima volta dove ci troviamo e si può iniziare. Ci sono anche dei, guarda, delle luci da sotto per un oggetto che può assegnarle. E che ci servono? Quindi si gioca molto nel menu, come vedo. Però quando entro nell'albero si blocca il menu. Cosa strana, però è così. Non dobbiamo, come si dice, non è start nel menu. Cioè qui, sennò si blocca e finiamo di fare. Dobbiamo fare tutto di un corso, quindi si blocca. Credo che sia ovviamente problemi di emulatori. Di altro. Però. Guarda la parete, l'ereda che ci cresce sopra ti offre un appiglio. Forse puoi arrampicarti con le mie. Ah, quella. Poi qui apriamo il forziere. Qualcosa di interessante sta per uscire. Vabbè, per capire un po' la mappa, le camere blu sono i posti che hai già visitato. La tua posizione è ancora lampeggiata. Muoviti in giù, però ok. Sarebbe buono metterla una mappa, metterla qua. Ah, l'ha messa però. Secondo me dovrei lanciarla. Ma si blocca. Infatti. Mi si blocca il menu, non posso lanciare. Una grande fregatura questa. Puoi aprire la porta, standogli di fronte, premendo A. Stai sempre attento. È l'icona blu che si trova proprio qui sotto. Okay. L'arbusto di uso nasconde nelle piante. Se ti avvicini quando sputa la luce, lo spuccia la luce. Ma
Ma mi si blocca, mo, non posso fare un cazzo, insomma. Così. Listen.